e studioso di porcellane, con la P maiuscola. A lui la parola. Guarda caso, il luogo dove io sono nato e dove la porcellana italiana, la porcellana di doccia, poi nominata Ginori, è nata, sono gli stessi. Infatti Sesto Fiorentino, colonnata, doccia, esattamente, fanno parte dello stesso plafond. Chiaramente la porcellana è un assieme di sostanze perché risulta da miscela di caolino, feldespato ortose e quarzo nella percentuale di 50% circa per il caolino, 25% per il feldespato ortose e 25% per il quarzo. E naturalmente la porcellana nel periodo che è stata scoperta, per così dire, in Asia, quindi proprio nell'estremo oriente, non si pensava che avrebbe avuto quella impostazione veramente interessante che nei secoli ha avuto. L'universo della porcellana è diciamo molto complicato, molto complesso. Il termine porcellana evoca immediatamente un sapore d'altri tempi, ma proprio oggi, nell'era della plastica e delle produzioni di serie, l'oggetto di porcellana, con la finezza del decoro, la purezza trasparente della pasta e l'unicità dell'esemplare, assume un valore particolare e prezioso, in cui si riconoscono la validità di una tradizione artigianale tecnica, di ricerche proporzionate e perfezionate, e l'originale e inesauribile creatività del decoro, degli accostamenti cromatici e della modellazione scultorea. Basti pensare a quei capolavori in miniatura che sono le preziose statuine del Settecento, genere in cui si cimentarono le più importanti manifatture europee dell'epoca, dalla prima, la Meissen, nel 1708, che è stata la capofila delle manifatture europee, e per finire poi alla Nymphenburg, alla Worcester, alle porcellane di Dolce Ginori, si parla del 1735, e di Capodimonte, sempre nella stessa epoca. E le famose decorazioni di Versailles, di Sèvres, o ancora al capolavoro elaborato e sontuoso dei rilievi di porcellana a ghirlande floreali e motivi cinesi che ricoprono integralmente alcune pareti e soffitti di una delle camere del Museo di Capodimonte. Trionfo autentico di un gusto esotico, di questo gusto asiatico, e di esuberanza decorativa di puro stile rococò. Raccogliere in una sintesi limpida ed efficace la storia di quest'arte, solo nominalmente minore, è senz'altro un'impresa non ardua, ma particolarmente ardua. E questo mi venne in mente quando personalmente, insieme con mio fratello, impostammo a Palazzo Cornice, a Palazzo Collice, quella che era la manifattura della giostra, e nell'ambito della didascalia, per quella che era la carta velina per diciamo impostare e proteggere gli oggetti da incartare, trovammo appunto questa specie di florilegio. Porcellana per farsi ricordare, porcellana per la luce, porcellana per il colore, porcellana per il privilegio,
porcellana per la fragilità, porcellana per magia, porcellana per regalo, porcellana per simbolo, porcellana per moda, porcellana per tentazione, porcellana per collezione, porcellana per semplicità, porcellana per sognare, porcellana per incantare, porcellana per mille altri perché, porcellana per collezione, porcellana per semplicità, porcellana per sognare, porcellana per incantare, porcellana veramente per mille altri perché, porcellana perché è nata due volte, porcellana perché è arte del fuoco, porcellana perché è preziosa, porcellana perché è regale, porcellana perché è unica, porcellana per farsi ricordare, porcellana per la luce, per il valore, porcellana per il privilegio, porcellana per la fragilità. Ognuna di queste didascalie, naturalmente, una volta analizzata profondamente, darebbe la stura all'interpretazione per vedere quanti perché, quanti per come la porcellana può offrire. Quegli oggetti che vedete sulla balza della pedana, dove c'è una coppa smerlata che sarebbe un refrigeratore per il vino, esattamente, è dell'epoca Qing, della manifattura omonima, e io ebbi l'avventura, recandomi in Oriente, in particolare a Bangkok, di trovare questo oggetto un pochino mal ridotto, che feci appunto riportare, se si vuole, i fastidi. Era stato dato in dote a una principessa della casa imperiale cinese, che era andata sposa a un principe birmano. E naturalmente questi tipi di porcellane, chiamate per l'epoca in cui nascono porcellane Song, hanno questo colore interessante che si chiama Celadon, questo verde particolare luminescente, e naturalmente creano un punto fermo, un punto di riferimento nell'analisi di questo tipo di materiale. Come dicevo prima, nasce da caolino, feldespato e quarzo, come sarebbe una eccezionale cuoca che dovesse miscelarle per poi infornarlo. E naturalmente le porcellane ricevono un'impostazione tutta particolare in Europa una volta che nascono, appunto, nasce Meissen nella Repubblica Federale Tedesca dell'Est una volta, e poi riunificata, chiaramente costituisce veramente qualche cosa di interessante, di particolare. Naturalmente tanto ci sarebbe da dire, ad esempio questa statuina fa parte di una collezione di 10 statuine consimili, però ognuno di questi strumentisti sono portatori di uno strumento diverso, e sono della manifattura di Hoechst, sempre anche questo germanica come tipo di marca. Naturalmente si tratta di pitture eseguite a mano che danno la viste analizzate con molta cura, danno la misura di quanto un oggetto possa essere raffinato nell'insieme. Chiaramente incomincia una specie di aggancio per superare queste nascite, diciamo, germaniche, e allora, guarda caso, non manca certamente all'impostazione italiana e la capacità di portare in fondo alla produzione
nel 1735, e a questo proposito, se non so, molti di voi penso che conosceranno il Museo di Doccia. Il Museo di Doccia è veramente una cosa particolare. Io lo sento un po' nella mia impostazione, diciamo, proprio sanguigna, nel senso che tanti dei miei antenati hanno lì lavorato e sono oggi, insieme con gli oggetti che figurano nelle bacheche del Museo di Doccia, sono ricordati. Naturalmente ci sarebbe anche qui tanto da dire. Questi oggetti piccolissimi, che sono degli oggetti, diciamo, guardati con una lente di ingrandimento, c'è veramente da rimanere senza fiato, perché sono veramente di una viviscenza unica. Esattamente, sono questi, fra virgolette, nani, che facevano parte di collezioni che sono nel tempo finiti poi a impreziosire delle collezioni quanto mai, diciamo, interessanti, di famiglie reali, di ambasciate, consolati e così via. Il discorso non si ferma neanche qui, ci sarebbe anche qui tanto da dire. Basta pensare un po' a come ho parlato di Doccia, si può parlare di Capodimonte. Capodimonte interessante, interessantissima, anche qui sotto il profilo di realizzazioni veramente, veramente uniche. E naturalmente la porcellana di Capodimonte si estrinseca poi in quelle che sono delle impostazioni interessanti che si portano, e io esorterei chi ancora non l'ha visto di conoscere quello che è un insieme di una parete di uno studio tutto completamente di porcellana dappertutto, e veramente c'è da rimanere in estasi, senza, per chi ama la cosa poi dice mamma mia quanto lo fanno lunga oggi, si vede, si compra, no, va visto. Esattamente, è una cosa veramente particolare, con questi personaggi orientali, con queste festonature, con questi uccelli australiani, con questi uccelli esotici che guariscono questa impostazione veramente, veramente interessante. Naturalmente il discorso non si ferma neanche qua, perché poi altri geni, piccoli e grandi, più piccoli e più grandi, come ad esempio un Lorenz Utzon-Reuter, che nel 1870 serve da caposcuola per questa realizzazione di porcellane germaniche veramente interessanti, non tralasciando quello che si diceva prima per quanto riguardava Meissen e poi la manifatture sempre germaniche dell'Europa dell'Est. Esattamente, se uno poi viene a vedere questa libellula con le ali iridescenti su questo ramento capo, è una cosa, se uno valuta l'insieme, veramente da fare impallidire. E esattamente oggi ci si meraviglia di poche cose, anzi di pochissime cose, ma questi
questi oggetti, come ad esempio alcuni pezzi delle manifatture della Cuce Reuter, tra cui servizi di piatti favolosi che andrebbero visti appunto uno per uno e anche analizzati e impostati con grande attenzione, ci fanno rendere conto di come questa manifattura sia anche questa una delle manifatture importanti. Naturalmente molte di queste manifatture, altre dicono fabbriche, un poco anche per, non per svenirle, ma esattamente così va tutto nel calderone, non è così, visto caso per caso. La stessa manifattura della Rosenthal che viene presa in considerazione, viene in parte acquisita da alcuni porcellanieri, porcelliner, come dicono i tedeschi. Io ho avuto la fortuna di studiare un po' il tedesco negli anni esattamente, quindi questi termini esattamente sono quanto mai aggregati all'insieme. E questi der Porcelliner, questi porcellanai, richiamano un po' all'idea dei porcellini, certamente, cioè questi porcellanari, che naturalmente sono stati poi acquisiti in parte da porcellanai italiani, esattamente della zona piemontese, o anche la stessa Cuce Reuter è sempre in parte acquisita da porcellanai italiani, esattamente in grado con il loro gusto di vedere volta per volta quelle che sono le impostazioni di collezioni veramente interessanti. Naturalmente tutto ciò fa sì che ci si renda conto quante cose interessanti si potrebbero caso per caso vedere e analizzare. Naturalmente bisogna dire anche una cosa: molte di queste porcellane sono state acquisite anche da stilisti, anche la stessa manifattura che mi è più, fra virgolette, più cara, nel senso che siamo nati nello stesso posto, a Doccia, Sesto Fiorentino, Colonnata, è esattamente acquisita poi da Gucci. E naturalmente tutto ciò va in questa Europa Unita, va a finire tutto in un calderone unico, insieme, ma andrebbe visto caso per caso, esattamente. Indubbiamente sì, le cose hanno una loro impostazione, una loro veridicità, una loro si può stare a vedere delle impostazioni varie. Io prima dicevo, a proposito lì nella pedana che mi diede il brato diversi anni di meno insieme con Vittorio Sgarbi all'inaugurazione di questa manifattura della manifattura della giostra, che prende il nome appunto da quello che è il luogo dove il Palazzo Pollice appunto si trovava, ha questo piatto di Alarico con dietro tutte le stampigliature delle stoffe del August von Plattenhalle-Munde, che l'aveva appunto scritto, tradotto poi da Giosuè Carducci, esattamente. E in quell'occasione Vittorio Sgarbi, che è anche una persona veramente unica nel suo genere, quando si tratta di ciabattare sulle gengive
più le persone, non la perdono a nessuno sulla cosa normale, ed è da complimentarsi per questo insieme, per questa varietà di particolari. E vicino c'è un piatto orizzontale, poi passeggiando si può appunto vedere che il sottoscritto è realizzato nella tarda gioventù, diciamo, da diciottenne a Plesberg nella zona della Baviera, dove dopo gli anni del secondo liceo scientifico classico che ho frequentato appunto al Telesio, e esattamente in quell'occasione ci sono delle realizzazioni appunto che una volta impostate, viste nell'insieme dei manufatti, hanno una soddisfazione veramente unica, perché è veramente l'oggetto che trasmigra dal concetto mentale a quello che è il concetto realizzato in effetti. Ecco. Chiaramente mi sento poco all'altezza di fare un po' la garniture di questo argomento della porcellana e della bellezza che si può estrinsecare da essa, e eventualmente se c'è qualcuno di loro che vuole rivolgermi qualche domanda, io sono a disposizione.